Bell, ma che razza di sonetto c'è sto cane? È enorme, grosso e poi c'è un sonetto di Paperino. Errore mio, scusa zio. Buone vacanze, buone vacanze. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati alla guida del nostro camion, che non è nostro raga, perché noi abbiamo dei lavori e sfasciamo i camion che ci vengono dati, quindi meglio così che non sono nostri, se no peggio per noi. Detto questo ragazzi, prima di partire col video e col nostro nuovo viaggio, io vi ricordo di vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando e darete a questa serie. Mi piace questa serie a me raga, e l'obiettivo è arrivare nel punto più in alto, nella città più in alta che abbiamo in Europa, quindi spero di riuscire a portarla a termine. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, i link li trovate in descrizione, e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni trovate anche lì il link per in descrizione, il link per poterle farle tramite PayPal. Detto questo ragazzoli, partiamo con il video. Allora raga, noi l'ultima volta siamo arrivati ad Ancona, quindi vediamo che lavori ci sono ad Ancona per continuare a salire verso l'alto. Abbiamo un Ancona Firenze, ok, ci spostiamo orizzontalmente, se no abbiamo Ancona Pescara, Ancona Bologna, ci pagano 3.500, Ancona Bologna saliamo, quindi Ancona Bologna è interessante, Firenze, Pescara, Firenze, Bologna, Pescara... E poi abbiamo Ancona, ma che razza di lavoro è Ancona Bologna, Ancona Pescara, Ancona Bologna, niente, però ragazzi, deciso, andiamo a Bologna, con questa consegna di qua, ci pagano 3,5, cosa dobbiamo trasportare? Fiori in vaso, perfetto raga, arriverà tutto distrutto, conoscendo la nostra guida non arriverà niente di sano, arriveranno piante immischiate tra di loro. Detto questo ragazzi, ci vediamo appena siamo sul bus, accettiamo il lavoro, sì, sul bus, sul camion signori. Ok, eccoci qua raga, ci siamo. Ok, devo ricordarmi come si guida sto coso. Ok, mi sono scordato come si guida il camion, gravissimo. Ok, così gira, sì, vabbè, allora intanto accendiamo. Potere al camion, ok, e le luci, cortesemente, grazie. Mi fanno viaggiare sempre di notte raga, ormai se lo sono presi come vizio di farmi viaggiare di notte. Noi dobbiamo uscire da questo posto senza fare danno. Cortesemente, vorrei un viaggio tranquillo questa volta. Porca di una paletta ambriaca. Ormai l'ultima volta stiamo distruggendo i camion ogni volta che non ci danno una lira. La cosa graziosa è questa, che non ci danno. Fermali, che cos'è quella cosa? Che cos'è? Un ostacolo. Evitiamo. Ah, noi stiamo prendendo contromano. Va bene. Siamo dei pro raga, noi facciamo le strade contromano, non solo non sappiamo guidare, facciamo anche le strade contromano, va bene, passi lì, ok, raddrizza leggermente, occhio là dietro, va bene, ok, dovremmo essere fuori, perfetto, siamo leggermente contromano, ma non ce ne frega niente, è notte, non ci vede nessuno, lo possiamo fare, possiamo girare? No, c'è un macello qui, ok, mettiamo la freccetta, che carina! Vediamo di riuscire a partire senza fare danno. Di qua c'è sta nessuno? No. Vorrei guadagnarci qualche soldo. Ah, zio, fermati! Oh! Ma è pazzo questo. L'ha visto che avevo... Ai. Gira, zio. Che è successo? Urto con altro veicolo? Dai, ma porca miseria. Ma io stavo a fare la mia strada, mi è venuto lui sotto, porca miseria. C'è neanche il tempo di partire, raga, già abbiamo colpito una macchina. Bella così. Allora, dobbiamo andare a sinistra, quindi metti la freccia. Cioè, che è successo? Danno 1%. Che ha fatto questa volta? No, vabbè, raga, cioè io non faccio nulla. Sto cercando di guidare giusto e mi e sbatto da solo, non so contro che cosa. Sta pure, se è pure messa a piovere, raga. Bello, inizia bene questo viaggio, raga. Neanche siamo usciti da Ancona e già abbiamo sbattuto contro una macchina e sbattuto contro qualche altra cosa che non so, un oggetto non identificato praticamente. Salve. Ah. Partiamo, andiamo. Sta pure a piovere, raga. Sta pure a piovere. Come si accende il tergicristalli? Perfetto, così. Hakuna Matata, tururu, sembra quasi poesia, tururu. Hakuna Matata, tutta frenesia. Stiamo andando a 89 km orari, signori miei. Il limite è di 80. Scommettiamo che lo becchiamo un autovelox che ci fa multa? Da qua, quando arriviamo a Bologna, secondo me sì.
Allora, che uscita c'è lì? Non ho letto assolutamente niente. Per fortuna abbiamo il navigatore che ci guida lui. Che c'è scritto a terra? Terni Ancona. No, siamo usciti da Ancona, non voglio rientrare ad Ancona. Quindi continuiamo dritto per l'autostrada. Comunque è assurdo, ah, cioè, sempre di notte ci fanno guidare, raga, sempre di notte. Io non so se nella realtà, cioè sì, nella realtà i camion più spesso viaggiano di notte per evitare traffico e quant'altro. Però dai, cioè, sempre di notte ci fanno viaggiare. Siamo a 166 km da Bologna, signori miei. Stiamo effettuando il nostro primo sorpasso. Ciao zio! Liabel, ma che razza di sonetto c'ha sto camion? È enorme, grosso e poi c'ha un sonetto di paperino. Errore mio, scusa zio. Buone vacanze, buone vacanze. Per suonare il clacson sono andato addosso a quello con la roulotte che sicuramente passerà delle vacanze di marmellata. Però va bene, noi tiriamo dritto, non è successo niente. Poi ti mando l'assicurazione a casa, zio. Ragazzoli, stiamo superando uno che porta macchine. Ciao zio! Liabel! Oramai è diventata una cosa. Ogni volta che supera un camion, raga, gli suoniamo, a costo che ci sfasciamo contro il guardrail o contro qualche altra macchina. Ma gli dobbiamo cantare lì, suonare, gridare Liabel. Eccolo, eccolo. Liabel! Ciao bello! Per chi non lo sapesse, una volta c'era uno spot, non mi ricordo, appunto della Liabel. Stiamo facendo spot pubblicità gratis, ovviamente, vabbè, ma non fa niente, stiamo a divertirci. E in cui c'erano appunto questi tir che suonavano e si gridava Liabel o qualcosa del genere. Oh, uscita, dritto per Bologna, destra per Pesaro. Noi non dobbiamo andare a Pesaro, ci stanno superando sia a destra che a sinistra. Poi dite perché mi chianto praticamente. Chianto, in siciliano chiantare vuol dire scontrarsi, incidente. Andare a sbattere, chiantare. Ecco, stiamo facendo anche lezione di italiano siciliano, siciliano italiano. Ciao zio! Bel camion! Bello, ok. Mancano 108 km, raga. No, la Mini Cooper rossa ci ha risuperato. Mannaggia, devo riuscire a risuperare, raga. Oramai è una questione di Fast and Furious. La devo riuscire a risuperare. Stiamo uscendo dall'Abruzzo e siamo entrati in Emilia Romagna, raga. Aggiornamento tecnico-tattico. Siamo usciti dall'Abruzzo e siamo entrati in Emilia Romagna. Quindi penso che ci stiamo avvicinando a Bologna. Siamo a 94 km dall'arrivo. Attenzione, suoniamo. Questo porta transistor. Via bel zio! Buon viaggio! Questo che porta? Porta o benzina o qualche altra cosa. ITCC, non so cosa. Madonna la botta che gli abbiamo dato! Scusa zio! Ho sbagliato il misuro del camion, raga, ma perché sono così rincredinito? Mamma, non ci pagano nemmeno a questo viaggio. Nemmeno a questo viaggio vediamo soldi, raga. Stiamo facendo dei lavori a gratis. Nel frattempo sta diluviando pesantemente e siamo a 82 km da Bologna. Oh, non ci pagano manco a questo viaggio. 61 km, raga. Mancano 58 km all'arrivo a Bologna. Ha smesso di piovere. Stranamente, assolutamente ha smesso di piovere. E c'è un riferimento tra 50 e 100 metri, ma non ci interessa. Spostiamoci sull'ultima corsia, così evitiamo di fare più danni possibili. Ecco, mettiamoci su questa corsia, così non dovremmo essere un pericolo pubblico per gli altri e per noi stessi. Siamo a 47 km, dovremmo essere vicino, penso, Bologna. Penso che la prossima uscita sia Bologna, raga. Bologna, signori miei, tangenziale per Bologna, tangenziale per Bologna. Qui c'è un cartello luminoso che non capisco cosa c'è scritto. Siamo a 31 km, abbiamo davanti un tir che non ho intenzione di superare, raga, perché dobbiamo uscire a questa, quindi dobbiamo leggermente iniziare a frenare. Ok, esci zio, meno male. Non abbiamo messo la freccia, ma non fa nulla. Tanto eravamo proprio all'esterno della corsia, va bene così. Stiamo andando in tangenziale, andiamo a comandare. Mi sono stretto troppo in questa curva, però va bene. Questo perché sta a frenare così tanto, zio? Se freni ancora ti salgo di sopra. Mamma mia che ce la siamo vista brutta. Dai, ma si frena così, raga. Cioè, esagerato, dico. Va bene rallentare gradualmente, ma frenare così è un poco esagerato. Vediamo se riusciamo a fregarlo all'uscita del casello. Vediamo se riusciamo a fregarlo all'uscita del casello. Entriamo. No, ma porca miseria, paga, 42 euro di pedaggio, mannaggia, ci ha fregato. Mi sono sentito un pilota di Formula 1 alla sosta e box, che dovevamo superare il nostro diretto avversario, e invece ci ha riuscito nuovamente a fregarci. Va bene, ok, allora, siamo a Roveri, va bene, non so niente dove siamo, dobbiamo arrivare a Bologna, signori miei. L'obiettivo è Bologna. E lasciare questo carico di vasi di fiori in vasi, che dico non ci sarà più niente di distinguibile. Avremo fatto delle nuove piante praticamente, quindi va bene così. Vediamo se non ci sente di riuscire a portare il carico a casa.
E tanto non ci pagano manco per questo, raga. Tre viaggi su tre in cui non ci pagano. Non ci paga nessuno. Siamo leggermente entrati in tangenziale, così, in maniera violenta. Però va bene, ogni tanto dobbiamo farci, dobbiamo distinguerci. Bologna, signori miei, Bologna, Bologna. Dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Bologna esplorata. Cioè, tu entri leggermente a Bologna e già la esplori. Cioè, non te ne frega niente andare a vedere la piazza degli Asinelli, tutte le strutture che ci sono a Bologna. No, l'unica cosa che ti interessa è entrare a Bologna leggermente e già è esplorata. Mi porto quei cartelli stradali? No. Ok, questa volta non ci siamo portati nessun cartello stradale. Riusciamo a fare la strada bella tranquilla. Continuiamo il percorso e vediamo la bandierina rossa. Un'azienda più nascosta non me la potevano dare. No. Dai, gira di qua. Gira. Ok. Ok, la macchina viene di fronte. Dai così. Ancora a destra. A sinistra, scusatemi. Di qua viene nessuno. Anche se viene qualcuno ce ne sbattiamo. Noi siamo più grossi e passiamo prima. Oramai l'abbiamo già distrutto sto camion e con tutti i vasi dentro, quindi non penso ci sia più un problema di... Allora, stai fermo lì tu. Da chi siamo arrivati? Exomar. Ok. Oh, guarda, uno scooterino. Il primo scooter che vedo in questo gioco. Exomar. Ok, dietro abbiamo un camion giallo che ci sta seguendo. Secondo me lui doveva recuperare i vasi gialli che abbiamo portato noi. I vasi che abbiamo portato noi. E non troverà niente di interessante praticamente. Troverà tutto terra immischiata. Sì. Sta entrando pure lui qua. No, ha tirato dritto. Meno male. Abbiamo il tempo di scappare allora, raga. Andiamo a parcheggiare il carico e con tutto il tir in maniera senza fare danni cortesemente. Vorrei evitare di chiudere il video distruggendo ancora una volta il camion. Vedete, quando c'è luce si vede meglio. A me mi fanno viaggiare di notte, io di notte non vedo nulla. Dagli così. No, te lo parcheggio io, zio. Parcheggiare sono fatto bravo. Faccio schifo a guidare, ma parcheggiare sono fatto bravo. Forse. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. Ma chiamo T. Si sta sganciando il carico. Scoppiamento, sblocca delle ralla. Perfetto. Soddisfacente. Raga, ci hanno pagato. Soddisfacente. Dai che arriviamo al livello 2. Dai, livello 2 raggiunto. Bello così, raga. Soddisfacente. Abbiamo sfasciato metà camion, ma è stato soddisfacente. Bella così. Va bene, ragazzoli, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento nei prossimi giorni. Abbiamo un punto abilità. Oh, dove ce lo spariamo? Sul lungo raggio, dai, raga. Voglio farmi lunghi raggi. No, anzi, se non sbaglio, le cose questo lo posso mettere qua? Posso mettere qua? Questo, voglio questo. Perché non... Ma avevo un punto abilità, ma che fine ha fatto? Applica. Cosa abbiamo preso? Non lo so, però va bene. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!